Ma il significato di questa giornata è quello di accendere l'attenzione sul tema generale delle malattie rare e soprattutto su chi divulga il tema delle malattie rare. Il premio Omar è diventato una realtà estremamente importante nello scenario del nostro paese e un qualcosa di unico su un settore che può apparire di nicchia, ma io dico sempre che il tema delle malattie rare è un tema che ha dimensione sociale. Se noi pensiamo che in Italia realisticamente ci sono almeno 1 milione di cittadini che affetti da questa condizione e se mettiamo i tumori rari che sono da soli 800.000, probabilmente arriviamo a 2 milioni, che è poi la cifra che viene stimata in altri paesi che hanno una composizione simile all'Italia, come ad esempio la Francia. Ora, parlare di questo tema è estremamente importante perché si evita di lasciare nell'isolamento centinaia e migliaia di famiglie che hanno dei problemi difficili da gestire per il fatto che la rarità è il tema attorno al quale affonda spesso la medicina, perché non sa dare delle risposte, non si sanno ottenere delle diagnosi, non si sa quale medico consultare, non si sa quale protocollo prendere in carico. Devo dire che proprio l'attenzione che hanno rivolto molti volontari e soprattutto le associazioni dei pazienti hanno cambiato negli ultimi 20 anni notevolmente lo scenario del nostro paese. E vi voglio soprattutto ricordare che l'Italia può considerarsi in Europa all'avanguardia nel tema delle malattie rare, perché l'Italia ha creato un'organizzazione di almeno 200 centri, sono dei centri di riferimento distribuiti in tutte le regioni, molti dei quali, il 20% di questi, sono oggi entrati nella rete europea di riferimento, ad indicare che anche l'Europa riconosce il grande valore della ricerca, dell'assistenza, della presa in carico di questi pazienti che viene fatta nel nostro paese. Quindi c'è qualcosa che si sta muovendo e soprattutto tutto questo è affiancato da una ricerca che sta portando risultati importanti, che stanno cambiando la diagnosi nel tempo nel senso della riduzione dei tempi della diagnosi e stanno cambiando il tema della presa in carico che avviene fatta soprattutto oggi con interventi innovativi che qualche tempo fa non erano disponibili. Il premio che è stato assegnato alla dottoressa Bazzi è un premio che, come ho detto sul palco, ho assegnato con veramente emozione e orgoglio, perché la vincitrice di questo premio è una delle colonne del giornalismo scientifico italiano, che è una merce rara, perché il giornalismo scientifico purtroppo è poco sviluppato in questo paese, mentre il nostro paese ha bisogno di conoscere non fake news, ma notizie appropriate su quello che sta capitando.